Il Consiglio Comunale dice sì al campus, importante passo avanti verso la realizzazione di una struttura a servizio degli studenti alle spalle del polo universitario di Trapani. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Ecco il nostro servizio. Ieri sera, grazie alla sinergia, quindi diciamo, mi preme anche ringraziare il ruolo dell'opposizione per la prima volta che ha consentito con un'approvazione all'unanimità anche questo importante passo avanti. Sicuramente questo progetto si inserisce in un sistema di interventi più complesso, che è quello appunto di rigenerazione urbana, che prevede appunto la riqualificazione di tutte queste aree che poi alla fine ruotano attorno al rione San Giuliano. Del campus universitario crea nuove prospettive sicuramente di sviluppo e di formazione, perché l'auspicio è quello che si possano attivare grazie ai servizi diciamo, relativi appunto al polo universitario di Trapani anche nuovi corsi di laurea che diano speriamo uno sbocco occupazionale o comunque diano la possibilità ai nostri figli di frequentare dei corsi di laurea rispondenti a quelle che sono le necessità, le richieste anche di lavoro, ma noi speriamo anche che altri da altre regioni d'Italia possano un domani venire qui a studiare. Naturalmente è doveroso ringraziare innanzitutto il rettore, il professore Micali, nonché il direttore del polo universitario, il professore Giacona, che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa attraverso un documento, così come l'Unione dei Comuni e le Moricini, che anche attraverso un documento hanno, diciamo, sostenuto l'intervento come interesse, diciamo, della comunità dell'intero hinterland trapanese, al pari del sindaco di Trapani. È un progetto complesso che prevede nell'area destinata servizio all'università, che è stato l'oggetto della delibera di ieri di questa richiesta di proroga presente alla Regione. In quest'area verranno insediate una serie di servizi per l'università, quali la mensa, la palestra, la biblioteca, quello che poi l'università, come dire, in sede di tavolo tecnico chiederà all'impresa. Già come abbiamo già avuto dei contatti con l'università, è ovvio che andremo a un tavolo assieme all'università per decidere anche assieme, come dire, quelli che sono i loro fabbisogni, oltre che per quanto riguarda gli alloggi dedicati agli studenti, anche per i servizi annessi. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, solo un attimo di pubblicità e poi ancora insieme con le nostre notizie. Asp Damiani è il nuovo commissario. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia di insediamento del neo dirigente. L'esercito incontra la scuola, protagonisti della manifestazione che si è svolta alla caserma Giannettino di Trapani, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. La Cattedra dei Piccoli, presentato ieri a Trapani il terzo volume della collana Semi e Voci del Vangelo. Il Villaggio di Natale, iniziativa natalizia ieri all'Istituto Montalto di Marausa. Heller, domani a Trapani, ore cruciali per il passaggio di proprietà tra il comandante Morace e Giorgio Heller. Domani l'imprenditore romano dovrebbe arrivare in città per chiudere l'affare. Sgarbi presenta il Novecento, dal futurismo al neorealismo, presentato nei giorni scorsi a Palermo al nuovo libro del critico d'arte. Nell'approfondimento delle 14:20 il servizio. Eccoci ancora insieme con le nostre notizie. Fabio Damiani è il nuovo commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Si è insediato ieri pomeriggio il nuovo commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, dirigente avvocato dell'ASP di Palermo dal 2003 e responsabile del settore economico-finanziario e previdurato dell'azienda palermitana. Già direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, nel 2013 è stato commissario liquidatore delle CIAPI di Palermo. Dal 2016 al 2018 ha diretto la centrale unica di committenza della Regione Siciliana. Damiani ha subito incontrato i direttori sanitario e amministrativo uscenti e i responsabili delle strutture complesse aziendali. Mi sono voluto subito sentire, ha detto Damiani, con il commissario uscente, il dottore Bavetta, che ringrazio. Mi attendo in questa nuova esaltante esperienza alla collaborazione di tutti per un nuovo modo di condurre questa azienda che comunque ho trovato già ben strutturata ed organizzata.
Incidente stradale oggi a Trapani nella centralissima via Fardella. Ferito un uomo che viaggiava in sella ad uno scooter. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale. L'esercito incontra la scuola. La manifestazione si è svolta alla caserma Giannettino di Trapani. Vediamo il servizio. Giornata di festa alla caserma Giannettino di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri, con l'incontro tra il personale militare femminile e gli alunni del 1° Circolo Leonardo da Vinci. I piccoli studenti, accompagnati dalle insegnanti Mirella Pace e Mirella Leo, sono stati ricevuti dal comandante del 6° Reggimento, colonnello Massimo Di Pietro. Il progetto educativo didattico, elaborato per promuovere una cultura del rispetto e per dissipare i pregiudizi sociali legati ai ruoli maschili e femminili, ha visto protagonisti i giovani alunni della quinta classe primaria della sezione A del plesso San Francesco d'Assisi. I bambini hanno intervistato le soldatesse con l'intento di ricercarne le virtù, i principi civici ed etici che animano i militari in uniforme e che esprimono attraverso valori di legalità e amore per la patria. La visita ha compreso un'esibizione della fanfara con musiche tipiche della specialità, la visita alle stanze museali della caserma e una mostra statica con i mezzi in dotazione al reggimento. Collocate ieri sera due tele che da anni si trovavano nei magazzini del Museo Pepoli nella chiesa del Collegio dei Gesuiti. Le due tele che il museo riporta al collegio sono motivo di grande gioia, non solo per il fatto, diciamo, strutturale che si passa da una sede all'altra, ma proprio perché si aiuta tutti, sia la gente semplice come gli studiosi, a, come dire, portare a pienezza la comprensione di questa bellezza, di questo archivio e di questo cantiere di bellezza che è il collegio. Quindi io ringrazio l'architetto Biondo per questa decisione che ritengo non solo saggia ma anche lungimirante, perché magari tutte le istituzioni collaborassero in questo modo, no? Noi ci auguriamo di poter continuare in questo stile, proprio, ripeto, per il bene della nostra gente e per il bene anche degli studiosi. Architetto, doveva essere inizialmente solamente questo San Luigi, che poi insomma credo che sostanzialmente ci sia anche un po' di partigianeria, ma ce n'è anche un altro. Vorrei che ci ricordasse gli autori del periodo storico e ciò che rappresentano. Sì, la storia è un mezzo puzzle che si ricompone col tempo grazie alla memoria. Grazie allo studio che continua a essere fatto su questo luogo e anche sui documenti che conserviamo al museo, abbiamo scoperto che queste due tele in verità erano una in deposito e una posta in un nostro magazzino da parecchio tempo. Era giusto, anche dal punto di vista amministrativo, ricomporre queste tessere di questo puzzle e portarli qui. Alle mie spalle vedete questo bellissimo dipinto di Geronimo Gerardi, un grande pittore fiammingo, che raffigura i santi gesuiti importanti, quindi San Francesco Borgia, San Stanislao Cosca e anche San Luigi, che occasionalmente è anche il mio santo. E più là poi vedrete l'Annunciazione, un dipinto attribuito a Giuseppe Felice, altro grandissimo artista. Si ricompone così questo puzzle, appunto, questo luogo straordinario che è il luogo della memoria dei trapanesi. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito. La Cattedra dei Piccoli, presentato ieri a Trapani il terzo volume della collana Semi e Voci del Vangelo. Il Villaggio di Natale, iniziativa natalizia ieri all'Istituto Montalto di Marausa. Heller, domani a Trapani, ore cruciali per il passaggio della proprietà tra il comandante Morace e Giorgio Heller. Domani l'imprenditore romano dovrebbe arrivare in città. Presentato ieri il terzo volume della collana Semi e Voci del Vangelo dal titolo La Cattedra dei Piccoli. Tante piccole storie di persone che negli anni si sono spesi per la diocesi. Vediamo. È un libro che testimonia della ricchezza, soprattutto spirituale, di questa chiesa locale della diocesi di Trapani, che si esprime in alcune persone che sono state toccate dal Signore. È però importante considerare che
queste personalità spirituali che sono state maestre di fede e che anche esprimono la ricchezza pure culturale della diocesi trapanese vengano considerati e presentati e proposti al nostro ricordo come piccoli che si siedono su una cattedra. Il titolo del libro stesso è significativo proprio per questo. Si intitola il libro di cui parleremo La cattedra dei piccoli. In realtà la logica che detta questo titolo è quella propriamente ribalta la logica del maestro e alunno. Precisamente, perché è la logica del maestro di Nazaret. Egli diceva continuamente, secondo il racconto evangelico, ai suoi discepoli di dover assomigliare a lui, che seppure sarà il più grande nel regno dei cieli, ora qui in mezzo a noi, in questo mondo, in questa nostra terra, è il più piccolo. Come lui, i suoi testimoni, che per questo sono maestri di grandezza o profeti di grandezza, essendo però piccoli in mezzo a noi. Inaugurato ieri sera all'Istituto Comprensivo Montalto di Marausa, il villaggio di Natale. I canti natalizi e la gioia dipinta sui volti dei bambini hanno fatto da cornice ieri sera all'inaugurazione del villaggio di Natale allestito nei locali dell'Istituto Comprensivo Montalto di Marausa. Una festa di cui sono stati protagonisti anche docenti e genitori, anche loro contagiati dalla magica atmosfera che si respirava nel plesso addobbato a tema. Ti stai divertendo? Sì! Ma è vero che Natale è la festa più bella dell'anno? Sì! Questa festa che stiamo trascorrendo. Cosa stai facendo? Il pane e i biscotti. E ci riesci a farli? No. Dai, sei bravo. Sì, però questo ormai questo è troppo morbida. Scommettiamo che invece vengono buonissimi. Ormai però questi non li mettono in forno. Questi biscotti sono buoni? Sì. Sicura? Sì. L'hai fatti tu? Tutti i miei compagni. Si mangeranno a Natale allora? Sì. Di cosa sei vestita? Da strega di Biancaneve. Da strega? Di Biancaneve. Ti diverti? Che ne pensi del Natale? È la festa più bella dell'anno? Sì. A Marausa è già Natale? Sì, a Marausa è già Natale, abbiamo anticipato un po' le feste. Quest'anno è stato Natale all'insegna della gioiosità, del lato più ludico di questa festa, senza dimenticare insomma anche il lato religioso. Infatti appena smontato questo villaggio nascerà poi il nostro presepe, però quest'anno abbiamo voluto iniziare col lato più gioioso e più allegro del Natale. Venerdì a Rione Palme, nel piazzale di Via Terenzio, si aprirà la manifestazione Natale in Piazza, un sorriso per tutti, organizzata dal Comitato di Quartiere di Sant'Alberto in collaborazione con il plesso scolastico Pertini. Previste iniziative fino al 6 di gennaio, ce ne ha parlato il presidente del Comitato di Quartiere, Giovanni Parisi. L'evento del 21 dicembre è un evento che abbiamo organizzato creando una rete con le scuole e le parrocchie. Quindi è un sorriso per tutti, la quarta edizione. Quest'anno si articola in diverse giornate, in particolar modo tutto verrà concentrato il giorno 21. Abbiamo tutto il plesso Pertini che ha partecipato grazie alla collaborazione della dottoressa Lombardo, che tutti i nostri bambini quindi faranno le canzoncine di Natale, reciteranno. Ci sarà un'ora di spettacolo dal gruppo Ciarlo di Sicilia, tutte canzoni siciliane, poi le mamme degli alunni della scuola faranno delle torte, tutto l'incasso verrà devoluto in beneficenza, ci saranno i mercatini realizzati dai bambini, un albero di Natale decorato con gli oggettini realizzati dai bambini e poi verranno altre spicce, le classiche spicce di Natale per dare un po' di dolce a queste festività.
Poi il giorno 22 saremo in chiesa, la chiesa ha organizzato un pranzo di beneficenza, noi parteciperemo come comitato di quartiere e daremo dei doni ai bambini, ai ragazzini del quartiere. Il 5 poi saremo al centro di Novia dalle 17 alle 19 per un ricordo di te, un ricordo di Nino, e sarà un momento insieme là con gli abitanti del quartiere e con la famiglia. Il 6 saremo in giro per la città con l'autobus dell'ATM, quindi ringraziamo anche l'ATM per questo, ma soprattutto ringraziamo l'amministrazione che ci ha supportato, e Luglio Musicale in particolare ci ha supportato in queste nostre richieste per organizzare questo Natale diverso in un quartiere dove ha bisogno di tanto. Questo pomeriggio a Trapani, nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti Kandinsky, si concluderà il progetto La Voce del Cuore, un corso di mutuo aiuto rivolto a malati reumatici promosso da Anmar e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. È previsto l'intervento del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, del presidente Silvia Tonolo e Teresa Perinetto, della psicologa Loredana Danese e del reumatologo dottor Raffaele Torre. Sabato 15 e domenica 16 di dicembre si è svolto presso la scuola Spazio Danza di Monica Montanti uno stage formativo con Mauro Astolfi. Vediamo. A conclusione del primo trimestre di studi accademici presso la nostra scuola e dopo altri stage che hanno interessato la danza classica, contemporanea e pop, abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il grande Mauro Astolfi, uno dei coreografi nazionali ma anche internazionali più conosciuti al mondo. La sua compagnia, la Spellbound Contemporary Ballet, sta girando il mondo. Con grande piacere abbiamo ospitato questo stage in un progetto che coinvolgerà la nostra scuola, un progetto futuro di cui adesso vi parlerà Mauro, che diciamo stabilirà ancor più la collaborazione fra la nostra scuola e il DAF di Roma. Ho seguito veramente, l'ho detto già altre volte, ma ho seguito questa scuola dall'inizio, dal percorso iniziale, e vedere il livello che la scuola sta raggiungendo, ma anche in termini di ragazzi che cominciano a essere pronti per cominciare un discorso professionale, è una soddisfazione comunque diretta e indiretta, perché vedere il risultato di una scuola portare anche dei ragazzi, che alcuni sono a Roma, altri ragazzi sono stati invitati, segnalati in varie parti del mondo da parte di direttori e compagnie, è comunque una cosa da non dare per scontata. Sulla base di questo, di questa passione che c'è stata in questi anni, che ha caratterizzato il lavoro di Spazio Danza. Domani, in occasione dell'Open Day al Liceo Scientifico e al Liceo Classico di Trapani, i plessi di Via Garibaldi, Via Turretta e Corso Vittorio Emanuele saranno aperti al pubblico dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 19. Durante la giornata sarà possibile visitare anche i chiostri dei palazzi storici dell'Istituto Ximenes. Nell'aula 13 di Palazzo San Gioacchino è stata anche allestita una mostra con i lavori didattici degli studenti. Adesso invece le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 9 e i 14 gradi, venti deboli provenienti da sud. Il mare sarà poco mosso, in serata i venti continueranno a soffiare da sud. Per domani mattina il cielo sarà poco nuvoloso, con venti provenienti da sud, temperature in lieve rialzo comprese tra gli 11 e i 16 gradi. Nella serata di domani il cielo sarà coperto con venti moderati da ovest. Il mare sarà mosso. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 21 e di replica poi alle 23, nuova puntata di The Politicum dedicata alla recente approvazione del campus universitario. Ospiti di Nicola Baltarotta, il presidente del Consiglio Comunale di Trapani Peppe Guaiana, il presidente del Consiglio Comunale di Erice Paolo Genco, l'assessore al Comune di Erice progettista Gianni Mauro e l'architetto Maurizio Oddo, docente presso l'Università Core di Enna. E adesso una breve pausa pubblicitaria, ma vi aspetto con lo sport perché parliamo della società del Trapani.
Prima del nostro approfondimento io vi ricordo l'appuntamento importante di questa sera con Nicola Baldarotta, con De Politicum alle 21 alle 23. Si parlerà del campus universitario che dovrà sorgere proprio dietro il polo universitario di Trapani. Saranno suoi ospiti il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Peppe Guaiana, il Presidente del Consiglio Comunale di Erice, Paolo Genco, l'Assessore al Comune di Erice, Gianni Mauro, e l'Architetto Maurizio Oddo, docente presso l'Università Corée di Enna. E adesso invece passiamo al nostro servizio. Scelto per l'approfondimento di oggi, Sgarbi presenta il Novecento, dal futurismo al neorealismo, presentato nei giorni scorsi a Palermo, il nuovo libro del critico d'arte, intervistato per l'occasione da Fabrizio Bracconeri. Una serata all'insegna dell'arte, della musica e della solidarietà. È stata presentata nello splendido scenario di Villa Zito a Palermo l'ultima fatica letteraria del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, il Novecento, dal futurismo al neorealismo. Come scrive nella prefazione Franco Cordelli, la storia del Novecento italiano di Sgarbi ha mascherata la forma del diario al presente e al passato. È una storia in prima persona. L'autore c'è anche quando non c'era, anche se non era ancora nato. Quasi 500 pagine che illustrano che tipo di Novecento è stato il Novecento italiano, spaziando da Duilio Cambellotti a Giorgio Morandi, da Lino Bianchi, Barriviera a Umberto Boccioni. La storia dell'arte del Novecento è per Sgarbi un percorso altalenante tra fenomeni che sono ormai delocalizzati rispetto all'Italia, che deflagrano altrove ma restano consapevoli dello spirito italiano. Il percorso di questo primo volume dedicato al Novecento rende conto di un intreccio di pulsioni, fatto di moti in avanti e arretramenti di futuro e passato. Un libro che si avventura nel genio inquieto del Novecento per far capire come in un secolo in cui l'Italia non è più il primo paese per l'arte, ci sono però artisti formidabili che a volte hanno varcato i confini nazionali, ma spesso non hanno conosciuto risonanza mondiale. Il ricamato della serata, promossa da Fondazione Sicilia e Arte 20 e Communication, è stato devoluto all'associazione For Children. E proprio sulle bellezze della nostra isola, il critico d'arte intervistato ai nostri microfoni eccezionalmente dall'attore romano Fabrizio Bracconeri, con cui Telesud sta condividendo dei progetti autorali, dove verrà poi trasmessa l'intervista integrale rilasciata da Sgarbi, si è soffermato l'altra sera a Villa Zito. Ascoltiamolo. Certo, la Sicilia intanto è un'isola. Davvero? Quindi è diversa dalle altre regioni perché vive una condizione di solitudine minacciata da un ponte inutile che vorrebbe farla diventare parte di un mondo a cui non appartiene. Quindi è un continente, è una dimensione assoluta e quindi per la Sicilia non si ha un amore come si può avere per altre meravigliose regioni piene di bellezze come l'Abruzzo o come la Puglia, ma si ha un amore speciale che è più drammatico, più passionale, più difficile. Poi è un'isola che è stata martirizzata da quelli che l'hanno dominata, non è stata unita come voleva Garibaldi, vive una condizione di umiliazione economica e morale e quindi ti viene rabbia pensando alla perfezione di un luogo che è non soltanto mascariato, violentato, sfigurato, ma anche dove rimane una bellezza assoluta quando la vedi in alcuni luoghi come Segesta, come Selinunte, come la provincia di Ragusa, ti accorgi però che manca qualcosa che è difficile dire, come se ci fosse una punizione divina sulla Sicilia. Prima dello sport devo subito rettificare tra gli ospiti di questa sera di De Politicum, non ci sarà l'assessore al Comune di Erice e progettista Gianni Mauro, tutti gli altri ospiti invece sono confermate. Ori cruciali per quanto riguarda il passaggio di proprietà tra il comandante Morace e Giorgio Heller e domani l'imprenditore romano dovrebbe arrivare a Trapani. Dopo 2-3 giorni di stallo in cui l'offerta di Giorgio Heller e la richiesta di Morace non erano coincidenti e le parti si erano fermate, adesso sembra proprio che abbiano raggiunto un accordo di tipo economico per il passaggio della società. Domani sera l'imprenditore romano, come d'accordo tra le parti, se non dovessero esserci imprevisti, arriverà a Trapani, per cui a questo punto è presumibile che la firma possa arrivare o domani sera o venerdì.
Ormai non ci resta che attendere, visto che fino a quando le firme non verranno apposte non si potrà giurare sulle operazioni. In queste ore, a differenza di qualche giorno fa, in cui parlare con l'imprenditore romano, come vi abbiamo dimostrato riportandovi le sue parole, era più semplice, ora la sua volontà di non rilasciare dichiarazioni si è fatta concreta. Ore fatte di attese di un accordo verbalmente raggiunto. Con le firme inizierà una nuova era. Eccoci con la seconda edizione del nostro TG. Il Consiglio Comunale dice sì al campus, importante passo avanti verso la realizzazione di una struttura a servizio degli studenti e che si verrà realizzata alle spalle del Polo Universitario di Trapani. Ieri sera, grazie alla sinergia, quindi diciamo, mi preme anche ringraziare il ruolo dell'opposizione per la prima volta che ha consentito con un'approvazione all'unanimità e anche questo importante passo avanti. Sicuramente questo progetto si inserisce in un sistema di interventi più complesso che è quello appunto di rigenerazione urbana, che prevede appunto la riqualificazione di tutte queste aree che poi alla fine ruotano attorno al rione San Giuliano. Del campus universitario crea nuove prospettive sicuramente di sviluppo e di formazione, perché l'auspicio è quello che si possano attivare grazie ai servizi diciamo, relativi appunto al Polo Universitario di Trapani anche nuovi corsi di laurea che diano, speriamo, uno sbocco occupazionale o comunque diano la possibilità ai nostri figli di frequentare dei corsi di laurea rispondenti a quelli che sono le necessità, le richieste anche di lavoro, ma noi speriamo anche che altri da altre regioni d'Italia possano un domani venire qui a studiare. Naturalmente è doveroso ringraziare innanzitutto il rettore professore Micali, nonché il direttore del polo universitario, il professore Giacona, che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa attraverso un documento, così come l'Unione dei Comuni e le Moricini, che anche attraverso un documento hanno, diciamo, sostenuto l'intervento come interesse, diciamo, della comunità dell'intero Interland trapanese, al pari del sindaco di Trapani. È un progetto complesso che prevede nell'area destinata servizio all'università, che è stato l'oggetto della delibera di ieri di questa richiesta di proroga presente alla regione. In quest'area verranno insediate una serie di servizi per l'università, quali la mensa, la balestra, la biblioteca, quello che poi l'università, come dire, in sede di tavolo tecnico chiederà all'impresa. Già come abbiamo già avuto dei contatti con l'università, è ovvio che andremo a un tavolo assieme all'università per decidere anche assieme, come dire, quelli che sono i loro fabbisogni, oltre che per quanto riguarda gli alloggi dedicati agli studenti, anche per i servizi annessi. Fabio Damiani è il nuovo commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Vediamo il servizio. Si è insediato ieri pomeriggio il nuovo commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani. Dirigente avvocato dell'ASP di Palermo dal 2003 e responsabile del settore economico-finanziario e previdurato dell'azienda palermitana. Già direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, nel 2013 è stato commissario liquidatore delle CIAPI di Palermo. Dal 2016 al 2018 ha diretto la centrale unica di committenza della regione siciliana. Damiani ha subito incontrato i direttori sanitario e amministrativo uscenti e i responsabili delle strutture complesse aziendali. «Mi sono voluto subito sentire», ha detto Damiani con il commissario uscente, il dottore Bavetta, che ringrazio. «Mi attendo in questa nuova esaltante esperienza alla collaborazione di tutti per un nuovo modo di condurre questa azienda che comunque ho trovato già ben strutturata ed organizzata».
Collocate ieri sera due tele che da anni si trovavano nei magazzini del Museo Pepoli nella chiesa del Collegio dei Gesuiti. Le due tele che il museo riporta al collegio sono motivo di grande gioia, non solo per il fatto, diciamo, strutturale che si passa da una sede all'altra, ma proprio perché si aiuta tutti, sia la gente semplice come gli studiosi, a, come dire, portare a pienezza la comprensione di questa bellezza, di questo archivio e di questo cantiere di bellezza che è il collegio. Quindi io ringrazio l'architetto Biondo per questa decisione, che ritengo non solo saggia ma anche lungimirante, perché magari tutte le istituzioni collaborassero in questo modo, no? Noi ci auguriamo di poter continuare in questo stile, proprio, ripeto, per il bene della nostra gente e per il bene anche degli studiosi. Architetto, dovevo essere inizialmente solamente questo San Luigi, che poi insomma credo che sostanzialmente ci sia anche un po' di partigianeria, ma ce n'è anche un altro. Vorrei che ci ricordasse gli autori e il periodo storico e ciò che rappresentano. Sì, la storia è un mezzo puzzle che si ricompone col tempo grazie alla memoria. Grazie allo studio che continua a essere fatto su questo luogo e anche sui documenti che conserviamo al museo, abbiamo scoperto che queste due tele in verità erano una in deposito e una posta in un nostro magazzino da parecchio tempo. Era giusto anche dal punto di vista amministrativo ricomporre queste tessere di questo puzzle e portarli qui. Alle mie spalle vedete questo bellissimo dipinto di Geronimo Gerardi, un grande pittore fiammingo, che raffigura i santi gesuiti importanti, quindi San Francesco Borgia, San Stanislao Cosca e anche San Luigi, che occasionalmente era anche il mio santo. E più là poi vedrete l'Annunciazione, un dipinto attribuito a Giuseppe Felice, altro grandissimo artista. Si ricompone così questo puzzle, appunto, in questo luogo straordinario che è il luogo della memoria dei trapanesi. Buonasera e ben ritrovati a questo nostro nuovo spazio dedicato all'informazione. Natale amaro per i 31 lavoratori del centro commerciale Grande Migliore. Il centro chiuderà presto i battenti e il licenziamento appare inevitabile. Vediamo il servizio. La chiusura è prevista entro la fine di dicembre. Torna a materializzarsi lo spettro della disoccupazione per i 31 dipendenti del centro commerciale Grande Migliore, vittime della forte concorrenza dell'e-commerce e degli empori cinesi. La risoluzione del contratto d'affitto con la GECO SRL, oggi in fallimento, è infatti vicina e l'azienda sta già inviando ai lavoratori le lettere per comunicare che, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale, rientreranno in forza alla società. A questo punto, dunque, il licenziamento sembra essere inevitabile. Quello che verrà sarà un triste Natale per i 31 lavoratori e le loro famiglie. Con queste parole, Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat CISL Palermo Trapani, commenta a caldo la notizia della chiusura del Grande Migliore di Trapani. Comprensibile lo sconforto dei lavoratori, afferma, che vedono vanificarsi lunghi mesi di trattativa nel corso dei quali hanno sperato che le difficoltà rappresentate alla società potessero essere comunque superate. Invece all'orizzonte intravedono solo la perdita del posto di lavoro. Questo sta accadendo, prosegue la sindacalista, sembra essere un déjà vu risalente ai tempi in cui il 19 marzo 2012 chiudeva i battenti il Grande Migliore di Palermo e Trapani. Ma non ci arrendiamo, conclude Calabrò. Chiederemo un urgente incontro al curatore fallimentare della GECO e alla Papino SPA per entrare nel merito della discussione e trovare ogni possibile soluzione a tutela dei posti di lavoro. Questa era la nostra notizia del giorno, adesso la linea passa a Stefania Arrenda.